Olivetti Valentin. La Olivetti Valentin è sicuramente uno degli oggetti più rappresentativi del design italiano. È conosciuta come la rossa portatile, anche se venne prodotta nei colori bianco, verde e blu. Nasce alla fine degli anni 60 in piena contestazione studentesca e con la sua forma rompe gli schemi classici delle macchine per scrivere portatili. La facilità con cui viene estratta dal contenitore, l'uso della plastica ABS lucida, il colore trasgressivo, due copribobine di colore arancione, l'ottima campagna pubblicitaria con artisti quali Roberto Pieraccini, Milton Glaser, Adriano van der Helst e lo stesso Ettore Sozzas la rendono unica. La Valentin deriva meccanicamente dalla lettera 32, con cui condivide molti particolari. Si discosta nelle forme e nei colori della carrozzeria, opera di Ettore Sozzas e Perry King. È presente nelle collezioni permanenti del MoMA, Museum of Modern Art di New York, come esempio di design italiano e venne prodotta con piccole differenze meccaniche ed estetiche dal 1969 al 2000 negli stabilimenti italiani, spagnoli e messicani. Le caratteristiche principali delle varie versioni sono: la prima versione con la scritta Made in Italy vicino alla maniglia per il trasporto, la seconda versione con la scritta Barcellona Spain Made in Olivetti Plant o addirittura senza scritta, la terza versione con la scritta Made in Mexico. Esistono anche delle versioni simplex, non distribuite in Italia, senza l'incolonnatore.